Siamo con Mister Mascarello al termine di Fossano-Cheraschese 1-1. Che partita è stata? È stata una partita, siccome è bella, bella, venire a Fossano abbiamo sofferto giusto, secondo me, perché parlano dei giocatori che determinano, quindi io credo che la squadra abbia fatto una grossa partita oggi. Siamo andati sotto, secondo me loro avevano avuto occasioni per andare in vantaggio prima, sì, però noi anche avevamo avuto delle situazioni in cui forse potevamo anche fare gol prima, ci hanno annullato un gol, però quello ha sbagliato secondo me anche alcune decisioni per loro, quindi però oggi credo che la squadra abbia dimostrato insomma, di essere a un ottimo livello, abbiamo un punto meno del Fossano che comunque è una squadra, ripeto, oggi mi ha impressionato proprio dal campo come hanno giocato, quindi insomma, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi. Avevamo qualche defezione, però non si è sentita, abbiamo un gruppo che comunque da un paio d'anni sta facendo cose egregie, quindi siamo contenti. Cheraschese che ha anche saputo soffrire, siete andati sotto e avete ritrovato il gol nei minuti finali. Avete giocato anche molto in difesa, sfruttato le ripartenze, ma soprattutto avete chiuso i loro tentativi in attacco. Il primo tempo quasi mai sono riusciti ad entrare in area. Eh sì, questo è come dicevo prima, venire a Fossano, pensare di non soffrire, insomma, non è per, come dire, è normale, credo che sia normale. Abbiamo sofferto, secondo me è giusto, ripeto. Abbiamo concesso, forse all'inizio del secondo tempo non siamo entrati in campo bene dopo l'intervallo, quindi quello abbiamo un po' pagato, infatti loro hanno avuto due o tre situazioni veramente importanti che potevano andare in vantaggio già prima. Poi ci sono andati lo stesso e noi abbiamo nel DNA questa voglia di non mollare mai, quindi complimenti, complimenti a tutti. Al 20° è arrivato anche un cartellino giallo per lei. Cos'è Ma sì, successo? no, niente cose di campo, mi sono un po' arrabbiato perché loro, forse c'è stato anche un misunderstanding, la palla noi l'abbiamo buttata fuori, abbiamo chiesto di restituirla, però insomma è normale, è giusto il giallo, era un po', cioè, sono andato un po' oltre le righe, quindi ci sta. Ora pausa invernale, come vi preparerete al prossimo anno? Beh, ci prepareremo come credo tutti quelli delle nostre categorie, insomma, qualche giorno di riposo. Insomma, da poter staccare un attimo la spina e poi i giorni neri del calendario sono quelli in cui bisogna lavorare, anche perché il 14 si ricomincia. Noi insomma, abbiamo un obiettivo che è quello di mantenere la categoria perché la società insomma, se lo merita, la piazza se lo merita, quindi dobbiamo essere pronti al 14 come dire, a ricominciare un po' da dove abbiamo finito. Questo è un punto pesantissimo, secondo me.